Per prima cosa, stamattina vogliamo vedere il prodotto ermitiano canonico su C e alla N. No, noi abbiamo sempre detto che gli spazi vettoriali sono su un corpo generico, un campo. In particolare, noi però abbiamo sempre praticamente studiato spazi vettoriali reali. Allora, prendiamo C alla N. C alla N è l'insieme di eta 1 eta n, tale che eta x appartiene a C, però n compreso. Quindi è l'analogo di Rn, soltanto che le coordinate stanno in C. Ora, questo è uno spazio vettoriale. In realtà questo può essere visto come spazio vettoriale tanto su C, tanto su F. C alla N è spazio vettoriale su R, quello che cambia è la dimensione. Di dimensione su R. Questo perché basta che scrivo via una base. Una base sono i vettori 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 e questi sono n. Però se io ho come spazio vettoriale, come corpo sottostante R, moltiplicandolo solo per i numeri reali, qua non posso ottenere le coordinate in C, posso ottenere solo coordinate reali. Quindi devo aggiungere come altri elementi della base I 0, 0, 0, 0, 0, I, qua ne scrivo uno in più giusto per far capire chi sono, fino ad arrivare a 0, 0, 0, 0. Questa è la base. Per capirci, il discorso vale coordinata per coordinata. Sulla prima coordinata io posso avere un vettore che vale 3 più 2i e tutti 0. Supponiamo che solo la prima coordinata sia diversa da 0. Allora questo qua è 3 volte questo più 2 volte questo. Cioè vedete che ci vuole anche quello con la i per generare questo vettore. Quindi per generare un vettore che ha una sola coordinata diversa da 0 ce ne vogliono comunque 2. Questo perché, diciamo, se stiamo considerando come campo R, allora necessariamente ci vogliono due vettori diversi da 0 su questa coordinata per generare un vettore generico diverso da 0 solo su quella coordinata. Siccome questo è vero per ogni coordinata, alla fine la dimensione viene 2n. Ok? Lo stesso C alla n è uno spazio vettoriale di dimensione n su C. Basta scrivere chi è una base, questa è una base canonica. Qua la base canonica sarà 1 per tutti 0, 0, 1 per tutti 0, 0, 0, 0. Quindi stavolta non c'è bisogno di questi. E qual è il motivo? Perché stavolta, siccome gli scalari stanno in C, tra gli scalari c'è anche I. Allora questo qua
Io semplicemente lo ottengo moltiplicando il primo vettore della base canonica per i. Quindi, come vedete, immediatamente la dimensione si riduce a n. Diciamo, ho bisogno poi che questi siano linearmente indipendenti, è un piccolo esercizio. Ora, perché ho scritto queste due cose? Per ricordarvi che esistono entrambe queste situazioni. Qual è quella normale e qual è quella eccezionale? Questa è quella normale. Quando noi consideriamo C alla n, lo consideriamo su C. Se non diciamo niente, lo consideriamo come spazio vettoriale su C. Ok? Perché se abbiamo C alla n, diciamo, è normale considerare che tra gli scalari abbiamo anche tutti gli elementi di C. Se però in certe situazioni può essere, per qualche motivo di convenienza, che vorremmo considerare C alla n su R, lo possiamo fare, però ricordate la dimensione, in questo caso, raddoppia. Semplicemente, o comunque, anche se non lo faremo durante questo corso, può darsi che lo incontrerete in qualche altra situazione, quindi si può fare, però in quel caso la dimensione istantaneamente raddoppia. Va bene? Tutto qua. Oh, perché abbiamo bisogno di C alla n? Abbiamo bisogno di C alla n per fare alcuni discorsi sulle matrici. In quanto, se vi ricordate, anche se le matrici erano soltanto reali, però gli autovalori potevano venire complessi. Che il determinante di Hamilton lambda i è un polinomio, mettiamo pure a coefficienti reali, però le radici possono venire benissimo complesse, perché R non è un corpo, non è un campo algebricamente chiuso. Ok? La differenza tra corpo e campo, vi ricordo, è che il campo è commutativo, però a noi sono sempre commutativi, almeno quelli che abbiamo considerato. Va bene? Ok, quindi tanto vale per poter fare dei discorsi più completi, diciamo, sulle matrici, è opportuno avere, diciamo, spazi vettoriali, almeno considerare in certi casi spazi vettoriali su campi algebricamente chiusi. Allora, diciamo così, fino alla volta scorsa noi abbiamo fatto discorsi, abbiamo evitato di andare su C. Tutto quello che abbiamo detto valeva per spazi vettoriali reali, no? Ok. Allora, cominciamo, quindi cancello questa, quindi la situazione che noi consideriamo adesso è questa qui, C alla n come spazio vettoriale di dimensione n su C, la base è più o meno la stessa cosa di prima, la base è la stessa di prima, ma siccome adesso abbiamo gli scalari in C possiamo produrre anche vettori che hanno coordinata per coordinata, hanno dei numeri complessi. Ok. Adesso, su C alla n, chi è il prodotto? Noi vogliamo generalizzare il prodotto scalare canonico. Prodotto hermitiano canonico. Già che diciamo prodotto hermitiano invece di prodotto scalare, vuol dire che lo spazio vettoriale è sui complessi. In questo caso canonico, che siamo su C alla n. Allora io ho due vettori eta appartenenti a C alla n. Ricordo eta uguale eta 1 eta n. E poi prendiamo un altro vettore, che ne so, zeta appartenente a C alla n, zeta 1 zeta n. Vabbè, sto usando le lettere greche giusto per non... Ok. Questo si mette la stessa simbologia, eta ermitiano zeta
spesso dirò eta scalare zeta, in realtà questa è la generalizzazione del prodotto scalare, si dovrebbe dire sempre eta è il mediano zeta, per definizione non è altro che la somma per i che va da 1 a n di eta i z con i omega. Quindi è esattamente la stessa cosa di prima, tranne per il fatto che sulle seconde coordinate mettiamo l'operazione di coniugio. Se fossero, allora, innanzitutto questo estende il prodotto scalare canonico, cioè se questi sono vettori di Rn è uguale a prima, perché siccome i vettori sono reali, fare il coniugato non mi dà nessun cambiamento, perché il coniugato di un numero reale è il numero reale stesso, e quindi su C alla n questo prodotto ermitiano canonico estende il prodotto scalare canonico su le coppie di Rn. Perché si fa così? Se ci riflettete un attimo, si deve fare così, insomma. Almeno se vogliamo estendere quel prodotto scalare canonico su Rn, dobbiamo fare per forza così. Non ci sono alternative. Perché qual è la proprietà del prodotto scalare canonico? La proprietà del prodotto ermitiano canonico. Beh, il prodotto diciamo, ha anche altre proprietà, perché poi è un prodotto diciamo, ermitiano particolare, quello canonico. Però ne gode tre che poi noi vorremmo per un qualunque prodotto ermitiano. La prima proprietà, allora, vi ricordo che qua la posso anche scrivere in questo modo, la posso scrivere come trasposto di zeta coniugato prodotto righe per colonne per R. Cioè se io metto qui zeta 1 coniugato zeta n coniugato, qua ci metto eta 1 eta n, questo fa eta ermitiano zeta. Questo vedete, viene il prodotto è commutativo, quindi zeta 1 coniugato eta 1 o eta 1 zeta 1 coniugato è la stessa cosa. La stessa cosa sulla seconda coordinata, la terza coordinata. Quindi se vi ricordate, quando facciamo il prodotto scalare, facciamo trasposto di y, prodotto di righe per colonne con x, stavolta dobbiamo fare il trasposto di zeta coniugato, c'è solo il coniugio in più, prodotto di righe per colonne con e. Ho cambiato i nomi per ricordare che uno è quello scalare e l'altro è quello ermitiano. Oh, se fate prima il coniugio e poi il trasposto, prima il trasposto e poi il coniugio è la stessa cosa, quindi posso scrivere coniugato del trasposto, trasposto e coniugato, esattamente, sono due cose commutative. Bene, allora quali sono le proprietà del prodotto ermitiano canonico? La prima proprietà è che se faccio eta ermitiano se stesso, questo quanto fa? Vediamo un po' cosa fa. Ah, qua, scusate, fatemi usare la H, somma per H che va da 1 a N. Per quale motivo voglio usare H? Che siccome ci sta la I che indica l'unità immaginaria dei numeri complessi, allora per evitare confusioni, almeno noi in matematica la chiamiamo I, poi in ingegneria chiamate G, insomma, sembra la stessa cosa. Allora, qui cosa devo fare? Eta H per eta H coniugato. E chi è un numero per il suo coniugato? Ricordate che queste coordinate sono numeri complessi.
Quindi questo è somma di H che va da 1 a n di eta H modulo quadro. Ed è ovviamente un numero reale maggiore o uguale a 0. Quindi vedete, rimane conservata la proprietà che un numero, prima era scalare, adesso è il midiano se stesso, cioè scusate, un vettore è il midiano se stesso, dia un numero positivo. Dice, ma quelli sono numeri complessi? Sì, però in questo caso dà un numero reale. I numeri complessi non sono un corpo ordinato, non possiamo confrontarli con zero, ma se il risultato viene un numero reale, sappiamo che i numeri reali si possono confrontare con zero. Quindi qua viene un numero reale maggiore o uguale a 0. Non solo, eta, il midiano eta è uguale a 0 quando questi sono tutti quadrati, quindi quando è uguale a 0? Quando questi moduli sono tutti nulli. Quindi se e solo se le coordinate sono tutte nulle, cioè se e solo se il vettore eta è il vettore eta. Quindi vedete, mi rimane quella proprietà. Le altre rimangono, però vengono generalizzate in una maniera che si scrive in maniera leggermente diversa. Cioè se adesso faccio eta scalare ermitiano zeta, vi ricordate prima x scalare y era uguale a y scalare x, rotto scalare era, come si diceva? Sì, sì, me. Stavolta se scambio zeta e beta, che devo fare? Ce lo metto un bel coniugato. Provate. Uno è somma di eta i per zeta i coniugato, l'altro è somma di zeta i per eta i coniugato. Se faccio il coniugato di quello che sta scritto a destra, il coniugato è la somma dei coniugati, il coniugato è il prodotto. Allora, zeta scalare eta coniugato uguale alla somma per h che va da 1 a n di zeta i zeta a è da coniugato, tutto quanto coniugato, ma il coniugato è la somma che si può portare dentro, la somma dei coniugati. Quindi questo è uguale a somma per h che va da 1 a n zeta h coniugato per eta h due volte coniugato si toglie. E quindi qua ho usato il fatto che il coniugato è la somma dei coniugati e che il coniugato è il prodotto dei coniugati. Ho usato tutte e due. E questo è eta e midiano. Questo poi il prodotto è commutativo, quindi questo lo posso spostare di qua. Oh, la terza proprietà è che se io scrivo lambda 1 eta 1 più lambda 2 eta 2 per midiano zeta, questo è uguale a lambda 1 invece di chiamarli eta 1 e eta 2, se no sembrano le coordinate, chiamiamoli eta e sigma. Lambda 2, lambda 1 eta per midiano zeta più lambda 2 sigma per midiano zeta per ogni lambda 1 lambda 2 appartenenti a C eta e zitta la parte non ci va. Quindi questa è la situazione. Oh, questa è esattamente la stessa proprietà che avevamo prima, però se vi ricordate noi dicevamo che un prodotto scalare, diciamo il prodotto scalare canonico e poi in più in generale un prodotto scalare, è una forma bilineare simmetrica e definita positiva, dove bilineare, dove simmetrica era questo senza coniugato, bilineare significava questa che però era congiunta con questa, perché la linearità a sinistra, poi per avere la linearità a destra si usava la proprietà 2, e definita positiva era la prima proprietà. Adesso questa sarà definita positiva, qua si chiamerà antisimmetrica.
e questa proprietà si dirà che prodotto del mediano canonico ha una forma perché agisce su due sesquilineare. Sesqui è un prefisso latino che significa una volta e mezza. Per quale motivo? Questo non c'è bisogno di dirlo a parte, ma si può verificare, diciamo, usando la 2 e la 3. Se io adesso faccio eta, faccio lambda 1 zeta più lambda 2 sigma, cioè la somma la metto dall'altra parte, questo cosa fa? Vediamo un po'. Questo fa lambda 1 zeta più lambda 2 sigma eta, e poi ci devo mettere un bel coniugo. Quindi adesso questo mi viene lambda 1 coniugato zeta eta coniugato, perché il coniugato è il prodotto coniugato, più lambda 2 coniugato sigma eta coniugato. Questi però li posso un'altra volta girare, quindi mi viene lambda 1 coniugato eta zeta, ogni volta che giro devo mettere o togliere un coniugato alla stessa volta, più lambda 2 coniugato eta sigma. Quindi, come vedete, se la somma la mettete a sinistra, la combinazione lineare passa fuori. Se la combinazione lineare la mettete a destra, passa fuori, ma esce fuori, i coefficienti escono fuori con i vari. Quindi si dice lineare nella prima variabile, perché rispetta le combinazioni lineare, e antilineare nella seconda. Siccome una volta è lineare, una volta è antilineare, così per tradizione si dice lineare una volta e mezza, e quindi si dice sesquilineare. Quindi il prodotto del mediano canonico ha una forma sesquilineare, antisimmetrica e definita positiva. Sesquilineare viene da questa più la seconda proprietà. Sesquilineare, antisimmetrica e definita così positiva. Ok. Adesso diciamo cos'è un prodotto scalare, un prodotto ermitiano in generale. Adesso non abbiamo necessariamente per forza C alla N, ermitiano in generale. Stavolta abbiamo V, uno spazio vettoriale su C. Non è neanche necessario che sia di dimensione finita. Come per i prodotti scalari, se vi ricordate, in generale non si supponeva che fossero di dimensione finita. Abbiamo visto un prodotto scalare tra funzioni che era l'integrale di F per G. Allora, un'applicazione da V, cartesiano V, a valore in G, si dice
prodotto ermitiano se e solo se per definizione. Oh, questa stavolta non è detto che sia quello canonico, stavolta ci ho messo prodotto ermitiano e basta. Testiamo su C alla N, quando metto le parentesi angolari è il prodotto ermitiano canonico. Se sono su spazio, diciamo, su C di definizione, non è detto che sia quello canonico. Se sono sempre per definizione, vabbè, devono valere quelle tre proprie. Quindi la prima proprietà V ermitiano V maggiore o uguale di 0, V ermitiano V uguale a 0, se solo se V è il vettore nullo. Quindi innanzitutto questo mi dice che questo qua appartiene a R, per confrontarlo, quindi V ermitiano V deve essere sempre un numero reale, se no quando scrivo maggiore o uguale di 0 non posso pensare a un numero complesso, perché i numeri complessi non si possono confrontare con 0, o almeno non in modo tale che valgano determinate proprietà. Seconda proprietà, V scalare V doppio, mediano V doppio uguale V doppio mediano V coniugato, trovando V e V doppio appartenente a V. Terza proprietà, lambda 1 V1 più lambda 2 V2 ermitiano V doppio uguale lambda 1 V1 ermitiano V doppio più lambda 2 V2 ermitiano V doppio. Per ogni lambda 1 lambda 2 appartenenti a C, per ogni V1 V2 V doppio appartenenti a V3. Quindi stavolta ho usato le lettere normali di un, che indicano normalmente i vettori di uno spazio vettoriale, perché non, diciamo, l'unica differenza dello spazio vettoriale è su C, e qua abbiamo un prodotto ermitiano e significa questo. Significa questo, quindi, che cos'è? Una forma, forma nel senso che è un'applicazione da V cartesiano a V a valore in C. Antisimmetrica, sesquilineare, lineare la prima variabile e quindi antilineare la seconda, l'abbiamo visto prima, funziona su qualunque prodotto ermitiano, e definita positiva. Ripeto, in analisi vogliamo sempre che sia definita positiva. Ok, quindi per me questa è la definizione. In prodotto ermitiano canonico è un particolare prodotto ermitiano. Adesso qua c'è sempre una certa, vabbè, no, cosa vale su uno spazio vettoriale su C? Beh, per esempio Gram-Schmidt vale lo stesso. Prodotto ermitiano canonico, supponiamo di avere un prodotto ermitiano.
Se ripetete la dimostrazione di Gram-Schmidt funziona tale qua. Ok? Quindi non è che c'è qualche motivo per cui quella dimostrazione non funziona proprio, funziona benissimo. Quindi io posso, data una qualunque base, la posso rendere ortogonale. Così come faccio con Gram-Schmidt. Esatta, non devo cambiare la virgola. Quindi perciò non la rifaccio. Okay. L'unica cosa dovete interpretare quel prodotto, quello che prima è il prodotto scalare, come il prodotto hermitiano. Anche in Gram-Schmidt non era per forza il prodotto scalare canonico. Gram-Schmidt aveva uno spazio vettoriale dimensione n su r e un prodotto scalare, stessa cosa, prodotto hermitiano. Allora, vediamo un attimo come si può scrivere un prodotto hermitiano rispetto a una certa base. Cioè io ho, diciamo, uno spazio vettoriale V, stavolta però di dimensione finita n, con base v1 vn. Ok? Allora prendo due vettori. La prima prendo v uguale eta1 v1 più eta n vn. Allora, questi sono vettori e questi sono scalari. Quindi eta 1 eta n appartengono a ciò. Prendo un vettore v, e questo si potrà esprimere come combinazione lineare di diametro della base. Poi prendo un altro vettore v doppio. Questo lo scrivo come zeta 1 v1 più zeta n v1. Ok? Adesso andiamo a fare v ermitiano v2. Supponete di avere un prodotto ermitiano su v. Allora, adesso andiamo a fare V ermitiano V doppio. Allora, io qua devo scrivere somma per H che va da 1 a N eta H VH per somma per k che va da 1 a n di zeta k u k. O no? Semplicemente ho sostituito il fatto che v era questo e che v doppio era questo. Ho usato anche k per non far uscire gli egizi. Cose che possono confondere sicuramente. Ora però queste somme le posso portare fuori e le relativi coefficienti. Somma per H va da 1 a n, somma per K che va da 1 a n. Qui cosa rimarrà? Rimarrà VH
e il mediano VK. E qua che ci devo mettere? Vediamo un po' se vedete che qua. Qua che ci devo mettere? Eh? Di che? Qua ci devo mettere eta H zeta K unità. Perché quando la somma la porto fuori a sinistra non devo mettere nessun coniugato, perché la forma è lineare nella prima variabile. Quando la somma la porto fuori a destra, volendo questo eta H lo potete scrivere qua, ma non ci fate niente, cioè non è che cambia, perché la somma, la seconda somma, quella interna, è fatta su K. Potete anche scambiare le somme. Vi dovreste abituare a sviluppare le sommatorie. Allora, questa qua, al variare di H e K, diciamo, quindi mettiamola così, io la voglio riscrivere così, come somma per k che va da 1 fino a n di zeta k coniugato per la somma per h che va da 1 fino a n di v, diciamo, eta h uh è mediano. Lo posso fare così? Sì, ho semplicemente scambiato le somme. Allora, se io faccio le somme prima in un senso e poi nell'altro, o viceversa, è la stessa cosa, perché sto sommando sempre su tutti gli indici, quindi sto sommando sugli indici che stanno in un quadrato, no? Quindi se il quadrato lo descrivo per righe, lo descrivo per colonne, sempre ho sommato su tutti gli indici. Poi quando scrivo la somma prima su K, ovviamente questo non dipende da H, quindi lo posso portare. Allora, questa quantità qua la chiamo AKH. Per definizione. E tutti i numeri li metto, diciamo, A11, A1N, AK1. AKN li metto dentro, sempre per definizione, dentro la matrice che chiamo A. Ok? Allora, come posso riscrivere questa roba qui? Questa roba qui la posso scrivere come trasposto di zeta coniugato per A per E. Ci metto le parentesi, questo per dire che è una riga, questo per dire che questa è una co. Ora, questa matrice A, quando io cambio il vettore V e V doppio, mica cambia, questi sono i prodotti ermitiani tra i vettori della base canonica. Quindi fare un qualunque, allora, fare un qualunque prodotto ermitiano significa mettere in mezzo una matrice. Cioè, mentre prima io facevo, nel prodotto ermitiano canonico, facevo trasposto di zeta coniugato per eta, adesso faccio trasposto di zeta coniugato per a per eta. Ok? Quindi l'unica cosa che cambia è che qua in mezzo ci sta una matrice A. Una matrice N per N. Ok. Ora però, andiamo
andiamo a fare W scalare V. Dico solo questo e poi ci fermiamo 5 minuti. W ermitiano V. Oh, alla fine io mi ricorderò che questo, noi sappiamo che deve essere uguale a V ermitiano W coniugato. Allora, andiamo a vedere, questo chi è? Stavolta ho la somma del k che va da 1 a n di zk vk per la somma per h che va da 1 a n di eta h. Quindi cosa mi viene? Mi viene la somma per k che va da 1 a n zeta k per la somma per h che va da 1 a n, qua faccio due passaggi in uno, ma insomma penso che lo capite, di eta h coniugato, e qua c'è di nuovo c'è vk vh. Ho fatto lo stesso sviluppo di prima, adesso arrivo. Ora, se ci fate caso, questi chi sono? Qua c'era VHVK, qua c'è VKVH, quindi quando vado a fare la matrice e la vado a scrivere in prodotto matriciale, viene esattamente la trasposta di A. Quindi qua c'è scritto trasposto di zeta per riga, perché questo sta come stava, questo sta prima, l'abbiamo voluto mettere prima. Per trasposto di A per eta coniugato. Allora, tutto questo deve essere uguale al coniugato di quello di prima. Ma se io faccio il coniugato di quello di prima, il coniugato del prodotto vale anche per i prodotti matriciali, perché i prodotti matriciali non sono altro che somme di prodotti, viene trasposto di zeta per A coniugato, eta coniugato due volte viene eta. Quindi questo e questo devono essere uguali. Uguali quando? Per qualunque zeta e per qualunque eta. Se al posto di zeta io ci metto solo un 1 da una parte e tutti gli altri 0, e al posto di eta ci metto solo un 1 da una parte e tutti gli altri 0, mi viene un elemento della matrice A. A. Qui mi verrà lo stesso elemento della matrice che sta sotto. Ok? Ah, scusate, qua mi sono dimenticato il trasporto. Quindi, siccome l'elemento di questa matrice deve essere uguale all'elemento di questa matrice della stessa riga e della stessa colonna, e questo deve essere vero per ogni riga e per ogni colonna, cosa ne deduciamo? Ne deduciamo che A deve essere uguale alla trasposta di A coniugato. Ripeto, o fate prima il coniugato e poi la trasposta, o fate prima la trasposta e poi il coniugato, è sempre la stessa. Bene, adesso ripeto questa cosa e poi dopo preannuncio delle cose che faremo dopo. Allora, noi abbiamo visto che fare il prodotto ermitiano canonico gode di certe proprietà. Prendendo su uno spazio vettoriale su C dimensione qualunque, anche infinita, quelle tre proprietà, diciamo, se abbiamo una forma che gode di quelle tre proprietà, l'abbiamo chiamata prodotto ermitiano. Adesso però, se lo spazio è dimensione finita, vogliamo capire chi sono i prodotti ermitiani, perché qua si capisce bene. Allora, fare un prodotto ermitiano significa fare non come prodotto ermitiano canonico soltanto trasposto di zeta coniugato
righe per colonne con eta, ma metterci una matrice e mezza. Soltanto che, nel prodotto ermitiano canonico, quale sarà la matrice e mezza? Vediamo se ci avete capito qualcosa. Prodotto ermitiano canonico è un prodotto ermitiano, sì. È come se io mettessi una matrice in mezzo. Per ottenere che la matrice non c'è o la matrice c'è, è la stessa cosa. Quale matrice devo mettere? La matrice identica. Quindi il prodotto ermitiano canonico è quello corrispondente alla matrice identica. Un prodotto ermitiano qualunque non corrisponde alla matrice identica. Però non corrisponde neanche a una matrice qualunque proprio. Per quale motivo? Perché ci sono tre proprietà. Allora, il prodotto ermitiano deve essere antilineare, antisimmetrico, sesquilineare e definito positivo. La linearità voleva dire che l'abbiamo già sfruttata per dire che era una matrice. La antisimmetria l'abbiamo sfruttata per dire che la matrice deve essere uguale alla trasposta della sua coniugata. Una matrice del genere si chiama matrice ermitiana. Non abbiamo ancora sfruttato vedremo che una matrice ermitiana ha tutti autovalori positivi, tutti autovalori reali. Non abbiamo ancora sfruttato il fatto che la matrice, che la forma ermitiana sia definita positiva. Secondo voi a cosa corrisponderà che sia definita positiva? Che tutti gli autovalori saranno maggiori. Un'altra cosa che dico prima della pausa: questo discorso adesso noi lo stiamo a fare per un prodotto ermitiano per lo spazio vettoriale su Cn. Lo possiamo fare per un prodotto scalare su uno spazio vettoriale su Rn? Uguale, l'unica cosa, basta ignorare i coniugati, perché lì l'unica cosa era che il prodotto scalare coniugato era su Rn, il coniugato non aveva nessuna, però le proprietà erano, il resto delle proprietà erano le stesse. Allora, un prodotto scalare a cosa corrisponderà? Corrisponderà a una cosa del tipo trasposto di y a x, dove a sarà una matrice simmetrica. In quel caso è una matrice n per n di numeri reali, qua è una matrice n per n di numeri complessi, ermitiana, cioè uguale a trasposta coniugata. Nel caso dei prodotti scalari la matrice invece è simmetrica. È chiaro? Bene.